Buon pomeriggio a tutti, amici della Isospin Production, semplicemente fan di Android. Quest'oggi vorrei portarvi il mio personale unboxing dell'Asus iPad Transformer, dispositivo tablet prodotto dalla, appunto, casa Asus, che in questa confezione trova al suo interno anche il docking carica tastiera. Questa seconda parte in Italia è disponibile da veramente poco tempo e il bundle comprensivo di tablet più tastiera anch'esso è disponibile da davvero pochi giorni. Credo che questa qui a buon rendere sia una delle prime recensioni in cui viene presentato l'unboxing di tutto il pacchetto. Andiamo ad aprirlo. L'unboxing è in tempo reale, nel senso che comunque io non ho ancora veramente acceso il dispositivo, ho solo cavato la plastica. Abbiamo per prima cosa il tab, plastica protettiva. Abbiamo come prima cosa il nostro tablet, che vediamo in tutta la sua bellezza, tutti i suoi 10 pollici. Un tablet molto leggero, che al suo interno monta il sistema Android Honeycomb 3.0, ma dovrebbe essere già disponibile l'aggiornamento alla versione successiva. Scusate la lampada. È un tablet con un peso, ripeto, leggero, cioè appena di 680 grammi ed uno spessore di 12,98 mm. Supporto multitouch fino a 10 tocchi, ma su questo poi eventualmente torneremo. Il tablet nasce per poter stare in orizzontale, infatti il logo è posizionato proprio nella parte in alta del tablet, a diciamo testimoniare che comunque deve essere tenuto in questa posizione. Sulla parte sinistra abbiamo un pulsante di accensione, giustamente, pulsante basculante, bilanciere per il volume, scusate, e sulla parte destra invece abbiamo porta per la micro SD, cavo mini HDMI e cavo jack da 3,5. Sotto, invece, nella parte inferiore del nostro tablet abbiamo la porta per il cavo micro USB proprietario di Asus e i due fori per la docking station, che è quella che vedete proprio all'interno della scatola. Il retro del nostro dispositivo è molto molto, a mio parere, se mi permettete il termine, elegante, con questa trama ruvida che fornisce sicuramente una maggiore grip durante l'utilizzo del dispositivo, e presenta ovviamente il logo Asus. Ancora fotocamera dietro e fotocamera frontale qui davanti. Mettiamo un attimo a posto, lasciamo un attimo da parte e andiamo a vedere brevemente la docking station. Docking station è nient'altro che una tastiera QWERTY, che è molto comoda nel caso in cui si voglia scrivere, immagino, documenti. Può essere, questo viene aperto, sollevato, qui dentro, non so se si riescono a vedere, abbiamo i buchi, i due dock, i tre fori, i tre pin per connetterlo all'Asus. E infine abbiamo la tastiera, una connessione precisa del dispositivo con la tastiera, ora ve la faccio vedere, è esattamente questa qui, sperando di non fare del danno. A questo punto è perfettamente incastrato, vedete, il tablet è incastrato, così si chiude e diventa un vero e proprio netbook, quindi molto comodo. Transformer appunto per questo motivo, perché da tablet può comodamente diventare un netbook come quelli che si vedono in giro. Per sganciarlo basterà aprirlo e vi è questa semplice leva, credo, con un lucchetto. A sinistra viene sganciato il tablet e lo si può estrarre. Lasciamo da parte la tastiera, vediamo un attimo il contenuto ancora della scatola. Una piccola confezione con ragionevolmente un libretto, un manuale di istruzioni per il primo avvio, ok, che non starò a guardare. Il caricabatterie con l'aggancio USB e l'aggancio per lo spinotto, che può essere quindi cambiato a seconda del paese in cui ci si trova. E infine il cavo dell'Asus. Unica pecca, manca il cavo mini HDMI per connettere la televisione. Potevano aggiungerlo, però purtroppo si fa di necessità virtù e ci si accontenta di quello che si trova nella scatola. Connettore proprietario dell'Asus, cavo USB per caricare e per il trasferimento dati. Andiamo infine ad accendere il nostro dispositivo e vediamo come si presenta questo Android Honeycomb. Io faccio solo un unboxing al momento, ma potendo vi porterò anche poi una
user experience più avanti, quando lo utilizzerò comunque in modo più intensivo. L'iPad si è finalmente acceso, vedete che effettivamente riflette molto la luce, forse con una luminosità migliore, forse anche perché lo schermo è molto pulito. Io lo appoggio qui, a questo punto si vede lo stesso, si vede anche la lampada che ho sopra. Aspettate un attimo, concedetemi di... ecco. Allora, prima cosa, viene richiesto l'inserimento della lingua. Effettuate l'ultima operazione di... le prime operazioni di installazione, come l'impostazione di una rete wireless e la sincronizzazione con l'account Google, abbiamo questa schermata. Non so se si può notare, abbiamo diversi elementi all'interno dell'interfaccia. Sotto, prima cosa basilare, varie icone che rappresentano diversi applicativi: YouTube, browser, libri, come per avere un lettore di ebook, MyNet, che non so cosa sia MyCloud neppure, musica, c'è un'applicazione per la musica, la galleria di foto e l'applicazione di Gmail. In alto qua abbiamo un tasto per la ricerca di Google, la ricerca vocale. A destra il tasto per vedere tutte le applicazioni e tasto più per vedere, per aggiungere widget all'interno della nostra home. Qui sono tutte le varie home possibili, infatti selezionando l'una si va sull'altra. Ci sono diverse home al momento non disponibile. Si vedono anche dei simpatici effetti di linee blu quando viene spostata l'home, non so se potete apprezzarli data la bassa qualità del video, ma spero che possano essere apprezzati. Contatore di email, questo qui è un widget banale che è sulla home, viene indicata l'ora, la data e un widget sul meteo ancora non disponibile, forse perché bisogna impostarlo. Proviamo ad aggiornarlo a vedere se funziona. Salva, vediamo se... no, ancora i dati meteo, ok, sono disponibili. Forlì parzialmente coperto. Umidità, cliccando sopra darà le varie previsioni o quello che è, e via dicendo. È il classico metodo del classico widget meta di Android. Ancora qua, altra schermata con altre applicazioni, il Market, Polaris Office, che è una suite di programmi Office per i programmi Office, lettore di quotidiani online, e infine nulla, semplicemente una schermata vuota. Cliccando su applicazioni abbiamo tutte le applicazioni preinstallate. Andiamo brevemente, giusto per questa prima, è già anche preinstallato Waze, questo è un fattore che non sapevo. Andiamo a vedere come primo utilizzo l'utilizzo dell'applicazione di Gmail, salvo eccezione del fatto che non mi chieda l'accesso. No, non mi chiede l'accesso. Vediamo subito in azione i frammenti, fragment tipici di Android 3.0. Quindi abbiamo posta in arrivo, sono due cose che sono indipendenti l'una dall'altra. Di qua possiamo scorrere questo, vedete, che è relativo alle impostazioni, e di qua invece possiamo scorrere le mail. Una volta cliccato sulla mail, l'ho fatto perché mi sono sbagliato, vediamo le mail che sono scorribili sempre sulla destra, e a sinistra invece abbiamo scorribili l'elenco di tutte le mail, mentre a destra abbiamo il dettaglio della mail stessa. Andiamo indietro, vedete qua invece impostazioni, nuove mail, ad esempio questa di T-Fury, ci permette di vedere, scarichiamo anche le immagini ragionevolmente, così per vedere una mail come si vede, ci dà informazioni su nuove magliette che ci sono disponibili su tfury.com, eccetera eccetera. Devo dire che a mio parere, come primo kit, posso dire che si vede effettivamente molto bene. Indicatore di stato della batteria qui in basso a destra, con indicatore di stato del wireless, non so se si riesce a vedere, o indicazione di ora, e dal di qua dovremmo avere impostazioni, aggiornamenti disponibili non so per quale applicazioni, vediamo, così facciamo anche, vediamo anche il market velocemente. Ah, ok, interrompiamoli tutti. Questi sono aggiornamenti del, purtroppo, del mio telefono, che sono applicazioni tutte non, come dire, ottimizzate per Onicom, quindi vorrei evitare che ci siano. Speriamo si interrompa. Vabbè, in ogni caso, abbiamo qua, dovremmo avere le impostazioni del sistema. Infatti, abbiamo, vedete già la notifica dell'aggiornamento, servizio di aggiornamento Asus, non so se si legge, cliccandoci sopra, immagino verremo portati su l'aggiornamento di Onicom 3.1. Ancora non posso farlo perché dice che richiede 50% di carica, lo farò. Le prime impressioni sono quelle che vi posso dare così a caldo, sentimento, avete visto che comunque sul serio siano comunque molto, molto date da,
la prima esperienza, non so niente di questo tablet, non so nulla delle applicazioni preinstallate, non so quali siano. Adesso lo utilizzerò più intensamente e vi darò delle opinioni più sicuramente, come dire, più attendibili. Diamo un attimo uno sguardo al market per vedere se funziona, come il market all'interno dell'applicazione. Questo va la servizio. Abbiamo diverse applicazioni, una la schermata è leggermente diversa rispetto a quella del telefono, ovviamente abbiamo più spazio, applicazioni che possono essere gratis, categorie di tipo categorie qui a destra, che questo qui è un frammento per quanto riguarda Android Honeycomb, anche questo scorre in modo indipendente. Sarei curioso di sapere quali sono le applicazioni ottimizzate per Honeycomb, se le cercherò, le scaricherò un po' e poi vi farò sapere appunto qual è la mia esperienza dopo un po' di utilizzo intenso. Per il resto è tutto, vi ringrazio per l'attenzione.